Presenze speciali, sviluppo e innovazione, due parole intorno a cui potrebbe ruotare il rilancio e il futuro della Calabria. Beh, innanzitutto bisogna fare un plauso all'iniziativa di Calabria Innova, che credo sia l'hub di riferimento per i prossimi anni, proprio per coniugare innovazione e sviluppo in Calabria. Noi come Confindustria ci siamo proposti come nodo, o più che altro come snodo, attraverso cui fare animazione e mettere in relazione le imprese con Calabria Innova, che veramente diventa uno strumento innovativo anch'esso, perché ci possa essere finalmente anche in Calabria la possibilità di avere servizi di qualità per le aziende e indirizzi che possano fare in modo che la richiesta e la grande domanda di innovazione che le imprese calabresi hanno si possa trasformare in atti e fatti. La fotografia che è emersa stamattina, anche in un contesto difficile, comunque ha lasciato intravedere dei segnali di speranza anche per il nostro territorio. Lei, dal suo osservatorio privilegiato, è d'accordo? Sicuramente c'è un grande fermento, e diciamo che crediamo che ci sia un'inversione di tendenza. Manca sicuramente un convitato di pietra, che come al solito è un sistema bancario assolutamente inefficiente e che non riesce a stare dietro a quelle che sono veramente la richiesta che viene dai territori di poter avere sostegno finanziario a quelle che sono le azioni di innovazione e non solo, di un sistema produttivo che vuole uscire dal tunnel della crisi. La collaborazione tra un'associazione importantissima e fondamentale per la spina dorsale economica del nostro paese come Confindustria e in questo caso un partner istituzionale che è la Regione Calabria può bastare proprio a superare il problema di un mondo bancario che non risponde per come dovrebbe? È un elemento importante perché vogliamo far capire che facendo appunto relazioni intense fra questi due partner istituzionali non può che prendersi in considerazione anche da parte del sistema finanziario, non può che prendersi in considerazione un sostegno a questa azione. Ma su questo noi abbiamo fra l'altro fatto una proposta ormai da tempo che vede protagonista anche Fincalabria. Noi abbiamo da tempo richiesto che Fincalabria possa diventare un'istituzione bancaria che dia direttamente sostegno alle imprese, trasformandosi quindi in un 107, sostegno alle imprese che hanno invece barriere all'entrata, nell'accesso al credito, che ormai sono diventate insormontabili. Direttore Ferrara, lei ha appena detto durante il suo intervento che la Calabria anche sul piano dell'innovazione sta facendo passi da gigante, tanto è vero che nella range delle regioni ha scalato una posizione ed è diventata una regione a diciamo moderata innovazione. Sì, i numeri lo confermano, il Regional Innovation Scoreboard che è stato elaborato dalla Commissione Europea ci ha fornito questi confortanti dati che iscrivono sicuramente la regione tra quelle virtuose da questo punto di vista, in cui si crea un connubio assolutamente funzionale alla creazione di un sviluppo endogeno nel territorio tra un utilizzo virtuoso dei fondi comunitari e anche una progettualità di sistema che prima mancava totalmente. In Calabria, come in tanti altri contesti, soprattutto naturalmente in quello delle imprenditoriali, non è che mancassero le eccellenze, purtroppo non erano messe a sistema. Per fare innovazione, un'innovazione che può cambiare il volto di una regione, di un territorio, bisogna creare un sistema. Il nostro Delta, il nostro apporto con questi 3 anni di impegno alla dirigenza regionale è stata rivolta a creare quelle condizioni strutturali per dare alla regione un sistema regionale dell'innovazione. Questo costituisce non semplicemente una condizione necessaria, neanche una condizione sufficiente, ma una condizione strutturale che dà alla Regione Calabria la possibilità adesso di crescere nell'ottica anche di Horizon 2020 e di una programmazione 2014-2020 che vedrà sempre la ricerca come un asset fondamentale sui quali il sistema paese dovrà puntare.
Per concludere, lei ha tracciato un bilancio molto positivo dei suoi 3 anni di lavoro. Al di là di quello che può essere la gestione personale del settore, che sappiamo molto delicato, intravede le condizioni e i presupposti perché si lavori in una linea di continuità? Assolutamente sì, perché noi lavoriamo sempre nell'alveo di quello che è un dettame politico che viene offerto dal Presidente Scopelliti. Il Presidente Scopelliti ci ha chiamato in questo impegno dandoci intanto la massima libertà di azione e dandoci però un obiettivo di fondo, quello di tentare con elementi proprio di innovatività di dare un volto nuovo alla Regione Calabria, cercando di qualificare sempre più il merito, dare una possibilità al capitale umano calabrese e soprattutto dare delle opportunità che la Regione prima non aveva. E quindi io sono convinto che tutto quello che stiamo facendo in questo momento costituisce la precondizione perché i giovani ricercatori calabresi non debbano, almeno una percentuale importante degli stessi, non debbano più trovare la loro fortuna altrove, possono trovarla anche in Calabria e perché no, mantenendo dei rapporti internazionali importanti, ma per fare questo li devi creare delle occasioni che valgono erga omnes verso tutti, senza creare dei percorsi per alcuni privilegiati, ma veramente per tutti. La creazione di 8 poli di innovazione, di 4 cluster, metterà a sistema la possibilità di realizzare, ho stimato, circa 120 posti di lavoro come nuovi ricercatori che nella versione di Associate Professor faranno 6 mesi in impresa e 6 mesi all'università. Ritengo che questo sia un cambiamento epocale in una regione in cui vede purtroppo un tasso di rotazione, di emigrazione dei giovani ricercatori elevatissimo, che supera anche il 70%, soprattutto nei settori strategici come la biomedicina, l'ingegneria, l'innovation technology, l'ICT, tutti, l'agroalimentare, tutti i settori che, attraverso i quali la regione potrebbe naturalmente imboccare un sentiero di crescita, ma non semplicemente attraverso i progetti, ma soprattutto attraverso gli uomini che possono realizzare questi progetti. E chi meglio dei giovani calabresi che dovrebbero naturalmente avere delle opportunità e che noi stiamo cercando di realizzare. Penso che questo sia poi il risultato più importante. Calabria Innova, come tutte le iniziative che ho brevemente tratteggiato, non sono altro che occasioni, che incubatori di iniziative che sono rivolte principalmente per i nostri giovani calabresi e per tutti coloro che credono in un rilancio della Calabria che passa attraverso le forze sane di questa regione. Abbiamo svolto bene la nostra attività in questi primi anni e che poi il matrimonio sia